Grazie, ciao ragazzi, finalmente oggi un nuovo video di make up per voi e vi devo dire che mi è mancato filmare video di make up, quindi sono molto contenta. Tra l'altro ho cambiato anche alcune impostazioni della videocamera seguendo i vostri consigli, perché leggevo nell'ultimo video, appunto, mi consigliavate di mettere a posto lo stabilizzatore e alcune altre cosine, quindi dovrebbe essere meglio adesso. Fatemi sapere come vi sembra l'immagine, l'audio, tutto quanto, mi raccomando, perché lo sapete che quando ho una videocamera nuova devo piano piano capire e imparare ad usarla e imparare a capirla, perché non sono tanto brava con la tecnologia. Ma oggi, ragazzi, finalmente, dopo tantissime richieste, andrò a provare e a testare assieme a voi i trucchi di Shein, che si chiamano Shein Glam. Questo è il pacco che mi è arrivato, che devo dire non è dei più belli ma non significa niente. Andiamo a vedere come sono i prodotti. Ho ordinato veramente un sacco di cosine che sono molto curiosa di provare, e per farvi vedere il pack non mi sembra onestamente niente male. Che cosa ne dite? Io voglio ovviamente testarli questi prodotti, però tanto per, appunto, per dare uno sguardo inizialmente non mi sembrano niente male. Prima di passare al video però in cui testerò e vi dirò onestamente che cosa ne penso di questi prodotti, come al solito senza filtri, prima però voglio farvi scoprire un sito che ho scoperto anch'io da poco e che vi permette di ricevere indietro parte dei soldi che spendete online in tantissimi negozi, incluso Shein. Questo sito si chiama Leti Shops, l'iscrizione è completamente gratuita, però vi permette in tutti i negozi più famosi online di ricevere indietro parte dei soldi che spendete quando fate shopping, quindi penso che sia una cosa veramente ottima ed ho iniziato io stessa ad utilizzarlo. Vi faccio vedere come funziona. Eccolo qui, questo è il sito e si chiama appunto Leti Shops, è facilissimo da usare e come potete vedere il servizio di cashback, cioè il servizio in cui i soldi ti tornano indietro, parte di quello che spendi ti torna indietro, è disponibile su tutti i siti più grandi e più importanti, dove tutti acquistiamo spesso, almeno io acquisto spesso, come Wish, Decathlon, Kiko, appunto Shein, ma ci sono anche Adidas, Pandora, Reebok, c'è Douglas, Sephora, Carpisa, Booking.com, Tezenis, OVS, ASOS, sono veramente Bershka, tutti i siti, e non sono solo questi, ce ne sono tantissimi, sono appunto tutti i siti più famosi ed è super super semplice ricevere indietro appunto parte di quello che spendiamo, e potete vederlo qui. Da Wish si può ricevere fino al 35%, da Kiko fino al 27,5% di quello che spendiamo ci viene restituito. Vi faccio vedere come funziona. In questo caso scegliamo Shein, appunto, vado direttamente al negozio cliccando qui. Il cashback è attivo e vengo riindirizzata direttamente al sito che mi interessa. Eccoci qua. Qui scelgo semplicemente il mio metodo di pagamento e poi appunto completo il mio acquisto. L'importante è rimanere sempre sulla pagina che si è aperta direttamente da Leti Shops, ma appunto non ci sono altre istruzioni, basta completare l'acquisto e dopodiché parte di quello che abbiamo speso ci viene restituita. Vi lascerò direttamente qua sotto nel box informazioni il sito di Leti Shops e anche il link per scaricare l'app, perché si può fare appunto anche dal cellulare. Ma adesso arriviamo noi, ragazzi, iniziamo a testare questi prodotti Shein Glam di Shein. Finalmente vado semplicemente a bloccare il mio ciuffo, così non mi spalmo trucchi su tutti i capelli. Ho già applicato il primer perché onestamente non mi ricordo se non l'ho trovato sul sito di Shein oppure se non ce n'era nessuno disponibile. Il fatto è che ho fatto quest'ordine tipo 3 settimane fa, ci mette sempre tantissimo la roba di Shein ad arrivare. Ma passiamo al fondotinta, e qui sono molto curiosa perché io sono molto difficile per quanto riguarda i fondotinta, è difficile accontentarmi. Ne ho presi due. Uno è colorazione fair e l'altro è colorazione porcelain, perché ovviamente non ero sicura sulla colorazione e non volevo rischiare di non poterlo usare e provare per voi, quindi ne ho prese due diverse. Li ho swatchati entrambi e fair mi sembra un pochino più rosato e un pelino più scuro rispetto a porcelain, che invece è un pelino più chiaro e secondo me un pochino più
neutro come sottotono. Io direi di provare ad utilizzare Fair perché mi sembra appunto un pochino più rosato, e come sapete il mio è un sottotono rosato, quindi se utilizzo prodotti con un sottotono giallognolo o neutro, spesso il mio incarnato risulta poi grigiastro e non è una cosa che vogliamo. Allora, molto carino il fatto che con il fondotinta ci sia anche questa piccola dust bag in velluto che ricorda un po' i packaging di Dior, di Chanel, no? Che hanno sempre queste dust bag, quindi questa è una cosa carina. Come al solito lo stendiamo con la Beauty Blender. Sì, effettivamente è molto chiaro. Avevo paura di non trovare colorazioni chiare adatte a me. Invece mi sembra che non sia appunto difficile, hanno un range di colorazioni niente male. Forse addirittura avrei potuto prendere una tonalità ancora più scura, perché onestamente lo vedo molto molto chiaro su di me, non lo so, cioè in videocamera mi vedo bianchissima, però se confronto il viso con il collo alla fine il colore è quello, cioè sono proprio io che sono così bianca, non ci posso fare niente. Tutto sommato però ragazzi, questo fondotinta non mi dispiace affatto, da vicino non si vede, è molto naturale, non copre tantissimo, però è modulabile, ovviamente bisogna vedere poi la durata com'è, però come veramente come aspetto non mi sembra niente niente male. E questo non ve l'avevo detto, il nome è Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation, quindi è un fondotinta a lunga tenuta e che respira e rende la pelle opaca. Adesso correttore, siccome anche qui ero indecisa sulla tonalità ne ho prese tre, e questo è il pack. Ho preso la colorazione Whipped Cream, Vanilla e Salad, e Whipped Cream già vedo dallo swatch qui che sarà decisamente decisamente troppo chiaro, devo dire di sì perché è praticamente bianco, appunto panna montata, direi che anche troppo bianco per me. Poi ci sono Vanilla e Salad. Vanilla anche mi sembra molto molto chiaro, onestamente fin troppo, e beh no, diciamo che potrebbe anche andare, però diciamo che potrebbe anche andare. E Salad invece è leggermente più scuretto, decisamente troppo troppo scuretto per me, un pochino troppo troppo arancioniolo, quindi andremo con Vanilla. Peccato invece che Vanilla non abbia un sottotono un pochino più rosato arancioniolo, altrimenti sarebbe più adatto per coprire le occhiaie. Di solito preferisco, lo sapete, correttori con sottotono aranciato per le occhiaie, ma vediamo com'è questo, perché l'altro che effettivamente era aranciato mi sembrava un pochino troppo troppo scuro come tonalità. Questo è il 12 hour full coverage concealer e non mi sembra, però devo dirvi la verità, completamente full coverage. Ha un'ottima coprenza ma non mi sembra full coverage, però se dura 12 ore non è niente male, adesso giudicate voi. Passiamo alla cipria, questa è quella che ho preso della Baked Glow Setting Powder, questa è la confezione ed è una cipria traslucida in polvere libera. C'è anche la spugnetta che io ovviamente, lo sapete, non uso mai, e questa è la nostra cipria. Effettivamente è molto molto sottile e penso che mi piacerà questa cipria, vedremo. L'unica pecca delle ciprie in polvere libera è che veramente il prodotto ti va ovunque e inesorabilmente un pochino di prodotto va sempre sprecato, preferisco quelle compatte ma non c'era. Con un pennello più ampio vado ad applicarla su tutto il resto del viso e onestamente non mi tira la pelle, perché alcune ciprie tirano un pochino la pelle, quindi ti danno fastidio, si sentono addosso. Con questa non mi succede, bisogna vedere ovviamente com'è poi anche qui la durata, però anche questa dà un effetto molto naturale e neanche da vicino riesco a vedere appunto il fondotinta o la cipria. Quindi per adesso vi devo dire, mi stanno piacendo e mi stanno addirittura un po' sorprendendo questi prodotti, devo dire la verità. Io ordino da Shein, spesso ho ordinato da Shein, mi piacciono le cosine anche se la qualità non è delle migliori, si sa, ma vi devo dire che mi sta veramente
veramente stupendo, ma siamo solo all'inizio, quindi vediamo. Poi, per quanto riguarda la terra, ho trovato questa contouring palette che si chiama Stereo Face e all'interno ci sono appunto diversi prodotti in polvere per il viso. Mi piace che ci sia questa plastichina che adesso andiamo a togliere, così il prodotto è coperto e non rischia di rovinarsi poi nella spedizione. Queste sono appunto le terre e sicuramente queste più chiare sono invece per fare i chiaroscuri, no, sul viso. Noi in questo caso andremo semplicemente ad utilizzare la terra per fare il contouring. L'unica terra un pochino più fredda come sottotono è questa, quindi andremo appunto ad utilizzare questa. Queste che sono un pochino più calde come sottotono servono un pochino più per riscaldare l'incarnato, ma io voglio fare il contouring, quindi appunto userò questa. Avendo un sottotono rosato, ho sempre difficoltà a trovare una terra che stia bene, perché molto spesso le terre, quelle un pochino più calde come sottotono, se avete un sottotono giallo, un sottotono appunto più caldo, non vi stanno male. Invece su di me le terre con sottotono caldo fanno veramente veramente effetto. Io a 8 anni che mia mamma mi truccava da indiana e mi faceva la faccia arancione, ecco, questa era praticamente l'idea che vi posso dare, ma questo è il risultato davvero se metto terre che sono troppo calde come sottotono. Quindi vado appunto a fare un po' di contouring. Ragazzi, vi devo dire che si sfuma molto bene, non mi aspettavo che mi piacessero così tanto questi prodotti, vi sono onesta, ma per il momento mi stanno piacendo molto. Come sempre faccio un po' di contouring al naso, ma non lo faccio mai troppo definito, perché secondo me poi da vicino si vede, quindi preferisco fare una cosa un pochino meno visibile, quindi assottiglia di meno il naso, però perlomeno da vicino non sembro fake, non lo so, perché se faccio un contouring troppo marcato è vero che in videocamera poi il naso sembra più sottile tutto, però dal vivo si vede che ho applicato tanto prodotto sul naso, quindi appunto preferisco andare un pochino più naturale. Adesso come blush userò questo è il Clear and Bright Liquid Blush e Highlight. Come fa a essere sia blush che illuminante in un prodotto? Non mi è chiara questa cosa. Comunque il colore è 101 Orgasm, che mi ricorda giusto un po' il blush di NARS, che ha appunto una colorazione con lo stesso identico nome, Orgasm. Devo dire che il pack è molto carino, ricorda tanto il pack di Fenty. Non so se sono io che appunto, conoscendo bene il brand di Fenty, mi ricorda un po'. Ditemi se anche per voi è così, ma secondo me appunto un pochino ricorda la forma dei prodotti Fenty Beauty. Wow, il colore è super super forte, devo stare molto attenta, però mi sembra anche facilmente sfumabile. Non impazzisco per i blush liquidi, ma a volte ne trovo alcuni che mi piacciono molto, quindi vediamo. Oh mio Dio, forse è un pochino troppo forte. Mi raccomando, andiamo sempre ad applicare il blush vicino qui alla zona dell'occhio, non andiamo troppo basso, altrimenti ci abbassa il viso e fa invecchia il volto, quindi stiamo attenti. Vado sempre a portarlo verso l'alto, appunto vicino, non vicinissimo agli occhi, quindi proprio sull'area del contorno occhi, però vado a portarlo in alto e non in basso il blush. Beh, vi devo dire che mi sembra naturale, mi sembra un ottimo colore, mi sembra che si sfumi molto bene. Adesso riesco a capire perché dicono che è anche illuminante, perché effettivamente ha un po' un effetto luminoso che onestamente non mi fa impazzire, ma forse perché appunto io amo i blush opachi, quindi non impazzisco vedendo perlescenze, luminosità nel mio blush, ma anche qui va a gusti. Come illuminante volevo usarne uno di questa palette, che è la Ochre 3D
Pro Face Palette. Il pack è molto carino, mi ricorda un pochino quello di Wycon, se devo essere sincero. Mi ricordano tutti un packaging praticamente. All'interno però ci sono, ragazzi, e non so se ho visto io male o se dal sito mi sembravano più illuminanti, ma questi sono gli illuminanti, che sono onestamente tutti troppo scuri per me. Non posso usare questi colori come illuminante, ma neanche questo, perché onestamente è dorato e potrei usarlo forse come ombretto. Devo dire molto pigmentato e molto bella la tonalità, però non come illuminante. E questo invece è addirittura un illuminante in crema, anche questo è molto bello, devo dire, è un po' più aranciato dell'altro, però non sono onestamente illuminanti che applicherei io sulla mia pelle. Vi immaginate se mi metto questo come illuminante? Sono arancione, quindi è un peccato, ma penso che questa palette sia più adatta a chi ha carnagioni più scure, non alla mia, quindi skipperemo purtroppo l'illuminante. Passiamo a questo punto agli ombretti, che sono super curiosa di provare. Questa è la Glitz Wiz palette occhi, e all'interno, ragazzi, ci sono tutti questi ombretti che sono veramente spettacolari. Anche qui c'è questa pellicola che li protegge durante la spedizione, che mi sembra una genialata. Onestamente non avevo mai visto una pellicola che viene proprio attaccata così alle cialde. L'unica pecca è che una volta tolta la pellicola vengono via anche tutti i nomi degli ombretti, perché sono scritti, sono incisi appunto sulla pellicola, quindi nel momento in cui la togliamo non abbiamo più la più pallida idea. Perché questa, beh, ovviamente si può anche tenere, io, per me è scomodo avere queste pellicole, quindi le butto sempre, e quindi non abbiamo la più pallida idea dei nomi dei colori che andremo ad usare. Come primer userò un po' di correttore, vediamo, perché non ho trovato onestamente un primer occhi sul sito. Non uso quasi mai il correttore al posto del primer, ma essendo un prodotto in crema dovrebbe appunto andare ad appiccicare poi gli ombretti in polvere che ci applicheremo tra poco, quindi dovrebbe comunque assicurare una buona tenuta. Inizio intanto applicando questo marroncino, è tipo un color caffè. Non sono brava a descrivere i colori, quindi insomma non prendetemi alla lettera. Comunque questo marroncino qua, e vado ad applicarlo all'interno della mia piega. Allora, questo ombretto non è sicuramente l'ombretto più scrivente che io abbia mai provato, però non è male. Appena sopra al marroncino che abbiamo appena applicato vado a stendere quest'altro, che è sempre un marroncino, un color caffè latte, un pochino più chiaro. Sì, confermo, non sono super super scriventi questi ombretti, però hanno una scrivenza diciamo media, e una cosa che mi piace è che non fanno assolutamente nessun fallout, quindi non mi cade assolutamente nessun ombretto giù sulle guance, non sono per niente polverosi. Ecco, questa è un'ottima cosa, però appunto la pigmentazione potrebbe essere un pochino meglio. Ma sono curiosa di vedere la pigmentazione di questo bellissimo color oro, ragazzi. Non appena ho aperto la palette e ho visto questo colore, voglio provare e vedere com'è, quindi andiamo a stendere questo sulla palpebra mobile e facciamo appunto un look un pochino più natalizio, dai, diciamo con il dorato, così mi sa più di Natale. Anche questo non è super coprente purtroppo, ma non posso dire che il colore non si veda. Facendo diverse passate riesco ad ottenere una coprenza abbastanza decente. Peccato, avrei voluto che fosse un pochino meglio, un pochino più pigmentato questo colore. Adesso ditemi anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Naturalmente quando faccio questi video testing voglio sempre anche vedere poi che cosa ne pensate voi, perché anche questo è molto importante. Stavo cercando di capire la differenza tra questo colore e questo. Sono entrambi neri, o sono io che sono daltonica? A me sembrano entrambi neri. Forse questo è un pochino più grigio scuro e questo un po' più nero, un po' più intenso, non lo so. Comunque stavo cercando un ombretto più scuro di questo da inserire all'interno della mia piega per dare un po' di definizione appena sopra la palpebra mobile, però non c'è. Quindi l'unico colore che posso andare ad utilizzare per scurire un pochino il tutto è, presumo,
questo, quindi andiamo a prelevare un pochino di questo colore per andare a dare un pochino più di definizione, un pochino più di dimensione all'occhio. No, non mi piace per niente, non so che colore sia questo, ma è terribile, terribile, quindi andrò a mischiare un pochino il nero con il marroncino, eccomi, andrò a mischiare un po' il nero con il marroncino, perché questo colore decisamente non è, è una specie di blu, non lo so, non mi piace. Più o meno abbiamo risolto, ragazzi, ma devo vedere poi sfumando come sarà il tutto. Nel frattempo andiamo a prelevare questo marroncino, sempre quello, con il mio pencil brush, il pennellino piccolino preciso, e vado a applicare questo colore sulla rima inferiore. Adesso con un pennellino un po' più piccolino vado a prendere questo, che è un bellissimo illuminante perlato, e vado a stenderlo solo nel mio angolo interno, così diamo un po' di luce allo sguardo. Porto il colore verso il dorato, così sfumo entrambi assieme. Adesso sfumiamo il tutto. Comunque, ragazzi, sto cercando in tutti i modi di togliere il rosa che mi rimane sui capelli, che ormai è diventato arancio. Fatemi sapere se avete dei consigli. Io sto usando, non sto scherzando, sto usando il colorante per capelli, e il colore opposto al rosa aranciato sulla ruota dei colori è il verde, e quindi sto mischiando il mio shampoo al colorante per capelli, al colorante per alimenti, no, perché il colorante per alimenti verde, e mi sta togliendo piano piano appunto il rosato, però ci sono ancora questi riflessi arancioni che vorrei togliere. Datemi qualche consiglio, se ci sono parrucchieri in ascolto aiutatemi, perché qui i parrucchieri sono tutti chiusi, quindi non posso andare da nessuna parte. E abbiamo sfumato il tutto, adesso vado semplicemente... Manca però secondo me, ragazzi, qui ci sono tanti dorati e pochi, cioè non c'è neanche un color carne, e ci sono pochi marroncini scuro, secondo me, sì, non lo so, insomma, mi manca un color carne opaco in questa palette, perché volevo applicarne uno appunto sotto il sopracciglio, ma non esiste, quindi applicherò di nuovo questo illuminante, semplicemente anche con il dito, questo illuminante perlato, e lo applichiamo sotto il sopracciglio. Non mi fa impazzire l'arcata sopraccigliare con un colore perlato, però faremo un'eccezione per questa volta. E adesso vado a stendere eyeliner e mascara. Anzi no, prima, in realtà il trucco per quanto riguarda gli ombretti sarebbe anche completo così, ma io ho preso questi due, lo sapete che io ho un po' un debole per gli ombretti in crema o in gel quando sono glitterati, e hanno questi effetti, ragazzi, monochrome, è, cioè, wow, wow, ditemi che non è meraviglioso. Allora, oh, oddio, ragazzi, ha un fortissimo odore di plastica, non so come chiamarlo. Io spesso quando sento questo profumo, questo odore di questi trucchi un po' chimici, mi viene in mente mi vengono in mente i trucchi che prendevo quando ero tipo teenager, che li regalavano nel Cioè, ok? Ve lo dico sempre, ma è così, hanno proprio l'odore dei trucchi del Cioè. È veramente super, è praticamente liquido questo ombretto, più che in crema o in gel è praticamente liquido. Si sentono i granellini, in realtà i glitter sono molto chunky e si sentono i granellini, però ha un bellissimo effetto, devo dire, duochrome. E questi sono i Jelly Glitter, questo è colore peacock, di questo bellissimo verde appunto metallizzato. E poi ne ho preso un altro che è il sempre un Jelly Glitter, però in shade Icy. Allora, ragazzi, mi sembra che si sia come asciugato, perché non so se riuscite a vederlo bene, sembrano gli ombretti in crema o in gel che però si asciugano e quindi si restringono un po', non so se questo è il caso oppure no, ma mi sembra comunque molto liquido, cioè non lo so spiegare, ci sono tantissimi glitterini, cioè, è meraviglioso, non posso dire di no, non so se riuscite a vedere bene
i glitter, ma sono tutti a forma di stellina, a forma di luna. È qualcosa di fantastico questo. Però vediamo un attimino come l'ha resa. E appunto non volevo applicare più nulla sugli occhi, sugli ombretti, ma sono troppo curiosa di testare questo prodotto. Quindi proviamo questo jelly glitter e applichiamolo sopra al nostro dorato. È praticamente impossibile prelevare il prodotto con un pennellino, quindi preleveremo semplicemente con le mani. Ed è, ha una strana consistenza, non riesco a capire se lo odio o lo adoro. Vediamo un attimino com'è una volta applicato. Allora, secondo me questi non sono glitter che andrebbero utilizzati sugli occhi, ragazzi. Sul corpo sì, ma secondo me non sugli occhi, anche perché rischiano di tagliare. E onestamente non mi fa impazzire il risultato, perché sono molto molto difficili da applicare, impossibili da applicare con i pennelli, si possono applicare solo con le dita, e con le dita è molto difficile andare precisi perché sono talmente grandi, talmente chunky, talmente grossi questi pezzettini, che vanno un po' dove gli pare. Per me sono un big no. Veramente un big no questi, e non so che cosa ne pensate voi. Qui mi è salito veramente addirittura quasi fino al sopracciglio. Non so che cosa ne pensate voi, ma secondo me rovinano un po' tutto il trucco. Adesso non so come faremo ad applicare l'eyeliner, perché questi glitter sono talmente chunky, talmente grandi, talmente ingombranti, che secondo me non riuscirò ad applicare l'eyeliner in modo decente. Comunque, questo è l'eyeliner e si chiama Expert Dual Eyeliner. È un doppio eyeliner e da una parte c'è la punta così sottile, l'altra invece c'è la matita, quindi molto utile questa cosa. Mi piacciono i prodotti, mi piacciono gli eyeliner che hanno sia matita che eyeliner in un unico prodotto, secondo me è molto utile. Quindi iniziamo con la matita, vado a stenderla nella mia rima interna, sia inferiore che superiore. Procediamo con la nostra matita, e qui la scrive questa matita, sulla mano scrive molto bene, ma all'interno dell'occhio. Forse perché i miei occhi lacrimano sempre tantissimo mentre mi trucco, è una cosa ormai a cui mi sono abituata. La scrivenza non è male di questa matita, ma appunto devo fare diverse passate perché mi lacrima tantissimo tantissimo l'occhio. E adesso andiamo ad utilizzare invece la parte con l'eyeliner. Effettivamente tutti questi glitter si stanno raggruppando e me li ritrovo sull'eyeliner, ed è virtualmente impossibile applicare un eyeliner in modo decente. Li vedete, ci sono i glitter che si staccano, quindi è impossibile onestamente applicare l'eyeliner in modo preciso, ma ci provo. Ragazzi, ho fatto il possibile, è stato tremendo. Cioè, io veramente non menzionerò più i glitter in questo video perché avete già capito quello che penso, ok? Adesso mascara. Ho preso questo che si chiama Stay Wild ed è anche questo un mascara doppio. Da una parte c'è uno scovolino un pochino più grosso, paffutello. E ragazzi, sto vedendo adesso che ci sono le fibre all'interno di questo mascara. Io adoro i mascara con le fibre, sono gli unici in grado di aggiungere volume in modo molto molto drastico e super visibile alle ciglia, perché appunto ci sono all'interno queste fibre sottili che vanno ad appiccicarsi alle tue ciglia e poi pettinando le rendono molto più voluminose. E poi dall'altra parte c'è invece uno scovolino più sottile di gomma ed incurvato. Mi avvicino così riuscite a vedere meglio. Qui ci sono ancora i glitter che si stanno intrufolando tra le ciglia, non commentiamo. Ma onestamente non lo vedo così pazzesco come pensavo questo mascara. Forse ha bisogno di più e più passate, ma non mi fa impazzire particolarmente, devo dire. Sì, confermo, è come se non rilasciasse tanto prodotto e quindi
Non si vede. Tra l'altro l'eyeliner sta sbavando. L'eyeliner non so com'è possibile, ma si trasferisce sulla mia piega, quindi non so come sia possibile. Non mi era mai capitato, ragazzi. Devo dire che per quanto riguarda la base, i prodotti mi stanno piacendo tantissimo. Dal correttore al fondotinta, il blush, la terra, la base mi piace veramente, è perfetta. Ma l'eyeliner e questi ombretti gelli e il mascara... ma appunto anche qua voglio vedere che cosa ne pensate voi, perché magari vedendo il risultato mi dite wow, no Nicole, il mascara è pazzesco, non lo so, voglio aspettare anche di vedere i vostri commenti, però appunto ho queste due idee molto discordanti. Per quanto riguarda la base adoro, per quanto riguarda alcuni prodotti occhi ma passiamo alle sopracciglia. Anche qui ho preso due matite sopracciglia perché non sapevo ovviamente scegliere la tonalità, e la matita è la Skinny Brow Pencil, questo è il pack, e come colorazioni ho preso la 3 Ash Brown e la 1 Light Brown. Mi sa che la 2 era un pochino troppo calda come sottotono, quindi ho preso la 1 e la 3. E questo è il pack. Sono molto belle, devo dire. Il packaging mi piace molto, anche il colore. La numero 3 Ash Brown è decisamente troppo scura per me, quindi utilizzerò la numero 1 Light Brown. E mi piace molto che dall'altra parte ci sia lo scovolino piccolo e preciso per pettinare le sopracciglia. Devo dire che questa è... molto scrivente, quindi vado leggera, e mi piace anche che sia una micro pencil, quindi è molto molto preciso e sottile. Non ho usato quella più scura anche perché voi mi dite spesso che sto benissimo con le sopracciglia un po' più chiare, quindi non vado a scurirle troppo, mi fido sempre di voi, lo sapete. Devo dirvi che la matita sopracciglia mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, veramente veramente molto, super precisa, super scrivente, facile da usare. E la colorazione non mi sembra neanche male, che cosa ne dite? Adesso mi sa che l'ultimo prodotto che dobbiamo ancora applicare è lui, è il rossetto. Ho voluto prendere questo kit natalizio, tra l'altro, che secondo me è anche molto carino come regalo, molto, molto bello il packaging. Ci sono all'interno 5 tonalità di rossetto, ovviamente, come piacciono a me, liquidi e opachi. Se vi devo dire la verità, però, mi sembrano tutte un pochino troppo scure, a parte la prima. Questi due possono sembrare nude su di me, però vi posso assicurare che adesso vi faccio vedere, sono marrone scuro questi rossetti e mi fanno effetto Morticia Adams, ecco, per farvi capire. Questo è molto molto scuro su di me, anche se può sembrare un nude. Cioè, questo mi sembra bellissimo, questo è veramente veramente bellissimo ed è un nude pesca, anche per farvi vedere un po' la coprenza com'è. Mi sembrano molto scriventi, onestamente. Sicuramente devono un po' asciugarsi, come tutti i rossetti liquidi, prima di diventare opachi. Questo è meraviglioso, questo nude pesca è molto molto bello, ma non volevo usare il solito rossetto nude per questo video, non lo so, sfociamo anche questo che è un marroncino ancora più scuro, improponibile su di me, veramente improponibile. E poi ci sono questo rosso rubino scuro che deve essere meraviglioso e penso che sarà quello che utilizzeremo. Dove faccio lo swatch? Oh wow, sembra veramente molto molto bello. Molto molto bello questo rosso. E poi c'è ancora questo che è tipo un rosa, rosa antico, color ciliegia. Ditemi voi che siete più bravi a descrivere le colorazioni. Ed è forse quasi un bordeaux, un vinaccia una volta swatchato. Io direi di puntare su questo rosso rubino natalizio. Non so perché, ma io a Natale il rossetto che metto sempre il giorno di Natale è il rossetto rosso, perché secondo me fa tanto tanto Natale. Mi sto rendendo conto che devo fare lo scrub alle labbra, quindi spero che sia abbastanza smooth, abbastanza liscia l'applicazione, vediamo. Lo scovolino non mi fa impazzire, non è semplicissima l'applicazione con questo scovolino, vediamo se riesco
non restare così. Confermo, ragazzi, l'applicazione è molto molto difficile. Non so se è lo scovolino o più che altro la formulazione del rossetto, ma non è stato semplice e non la trovo assolutamente perfetta l'applicazione del rossetto, quindi calcolate appunto che secondo me forse i nude sono un pochino più semplici, appunto non so se la formulazione è lo scovolino, però tutto sommato io adesso ditemi voi, ma il colore a me piace tantissimo, ragazzi, il colore è meraviglioso, questo rosso rubino con sottotono freddo è stupendo. Adesso possiamo togliere il nostro blocca capelli e questo è il risultato, questo è il trucco finale, ragazzi. Sono molto curiosa appunto di vedere che cosa ne pensate voi del mio make up e che cosa ne pensate voi di questi trucchi di Shein, Shiglam. Li avete già provati? Che cosa ne pensate? Se non li avete provati, vorreste farlo oppure no? Quindi mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commenti. Io vi mando come sempre un bacio enorme e vi abbraccio, venite qua, vi abbraccio fortissimissimissimissimo. Voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video 17:30. Bacio, ciao!